stato un po' doloroso ripercorrere quella serata, ho visto che eri molto quasi commossa da... Sì, ero più che altro imbarazzata sinceramente a raccontare alcune cose davanti a tante persone, però vabbè, è andata bene, sono contenta. Cose che non ti saresti immaginata quella sera? Di vedere alcune cose appunto, tutto qui. Ci sono stati dei momenti difficili, hai raccontato anche in aula in tutto questo periodo di tempo. Qual è la cosa che vi ha portato di più a... Per comunque avere 19 anni e aver passato quello che ho passato io, non è facile comunque essere derisa nel proprio paese in continuazione e mi dispiace soprattutto per la mia famiglia che non c'entra nulla. Perché dici derisa? In cosa ti deridevano? Venivo spesso volentieri chiamata escort e non è piacevole. Ci hanno messo un anno per decidere di raccontare in procura che cosa sia il Bunga Bunga. Si sentivano additate come escort al servizio di Berlusconi. Sono tutt'altro, belle ma senza malizia. Si sono trovate davanti a scene che non avrebbero voluto vedere. Statuette di Priapo per mimare rapporti sessuali, spogliarelli e non solo. Chiara Danese aveva 17 anni. E lui si fece toccare nelle parti intime, dove dopo posto tipo i segni della ragazza. Eravamo lì. Non sapevamo cosa fare, eravamo scioccate con questa statuetta che girava tra le ragazze e loro facevano tutte queste cose, queste specie di rapporti orali. Salimmo tipo delle scale dove lì il Silvio Berlusconi ci toccò il sedere. In queste scale che erano abbastanza strette. Siete state toccate dalle ragazze, io per toccamento intendo un toccamento sensibile. Sì, cercavano di spogliarci le mani addosso. E per quello che poi... Tentavano di coinvolgervi in questa danza, questa danza erotica. Sì, e poi l'ultimo spettacolino era quello della signora Minetti, dove tolse tutto completamente e l'unica che rimase proprio completamente nuda. Chiara ricorda lucidamente, solo una volta piange in aula, più che imbarazzata, sconvolta. Fu Ambra però a chiedere di andare via quella sera, le accompagnò Fede che disse loro, Miss Italia, potete scordarvelo.